Tutte ragazze, tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Fa caldissimo, ragazzi. Io non so da voi come si stia, non so da voi come si stia, ma qua si sta veramente caldi, caldi, caldi. Nel senso, fa un caldo che voi non potete neanche immaginare. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto, molto interessante. Che sinceramente parlando mi fa un po' pensare. Qui ogni volta che vengono da noi ci sta. Noi siamo una casa dell'accoglimento generale. Da noi, quando vengono da noi, vogliono tutti rubarci i soldi. Vi spiego un po' perché. C'è una trattativa che sta andando avanti da un po' di tempo, che sinceramente mi lascia un po' perplesso, perché ma tu hai firmato un contratto all'interno del quale c'è un accordo, ci sono delle dinamiche, cioè, voglio dire, hai firmato. Quando firmi un contratto, cosa fai? Tu lo leggi il contratto. Nel senso, vai a leggere il contratto e dici: aspetta, voglio leggere il contratto, vediamo cosa c'è, e firmi il contratto. C'è una squadra che noi, voglio dire, con la quale noi stiamo lavorando, stiamo trattando, che continua ad avere problemi per un giocatore. Cioè, loro hanno preso da noi un elemento in prestito e lo stanno usando. E ora, nel momento in cui è arrivato il momento di pagare, e vogliono sto sconto consistente. Ma qui mica siamo al mercato, qui che dobbiamo fare lo sconto sulle pere, sulle mele. Questo è un giocatore. Quindi piano piano dobbiamo parlare. Mi spiego un po' la situazione qual è, ragazzi. Ovviamente piano piano che dobbiamo discutere, dobbiamo parlarne in maniera molto molto chiara. Prima di iniziare, come al solito, è una cosa molto importante questa. Vi ripeto e vi ribadisco con calma, perché poi bisogna anche vedere quello che vuole sto tizio. Bisogna parlare di tante situazioni, capire un pochino quali sono le dinamiche. Ragazzi, prima di iniziare, come al solito, iscrizione, like, campanellina, veramente mi raccomando, veramente molto importante. Basta recarsi proprio sul punto lì del canale, andare qui, cliccare su iscriviti, poi mettere un bel like se vi va, e ovviamente attivare la solita campanellina. Vedo che tanta gente fra quelle che insomma sono qui e sono parte, mi hanno detto: no, mette, non l'ho attivata. Attivatela, perché quelle persone che poi non l'hanno attivata si lamentano in direct che non ricevono i video. Io ho detto: ragazzi, ma avete attivato la campanellina? Sì, io l'ho attivata, ma sicuro, va a controllare. Vabbè, hanno visto, non avevo attivato, e l'hanno attivata, e adesso non hanno problemi. Allora, vi spiego un po' la situazione. Si parla di Pellegrini. Ora, Pellegrini è protagonista di questa situazione veramente strana, perché noi siamo arrivati a darlo in prestito alla Lazio dopo che per tanto tempo lui ha fatto casino. Ok, cosa vuol dire? Lui è arrivato qua nel corso dello scambio con qualche anno fa, nel corso di uno scambio, poi è arrivato qua durante la stagione di Pirlo. Pirlo, fra lui e Frabotta, ha preferito dare spazio a Frabotta. Quindi, voglio dire, Frabotta è stato promosso in prima squadra, Pellegrini è stato mandato in prestito, poi Pellegrini è tornato qua il primo anno da Allegri. Allegri ha detto: teniamolo, e l'abbiamo tenuto per un anno intero. Poi, a fine stagione, è stato ceduto in prestito e è andato in Germania. In Germania lui si è trovato male, perché comunque non ha avuto modo di vivere bene, insomma, non era a suo agio, quindi è tornato in Italia. Quando è tornato in Italia, ha voluto andare alla Lazio, ok? Quindi è andato alla Lazio, ha giocato un po' con la Lazio, e il prezzo era, se non sbaglio, la cifra era di riscatto poco superiore ai 10 milioni, ok? Ora la Lazio vuole uno sconto molto ampio. Io dico, ora, con tutto il bene per la Lazio, no? Però, se c'è un contratto chiaro e tondo che indica la cifra da pagare e tu non la vuoi pagare, io il giocatore me lo prendo indietro. Ora, posso capire se la cifra fosse stata esagerata, no? O comunque una cifra alta che avrebbe rappresentato un problema. Però, se lo dico, cioè, manco i soldi per Pellegrini, cioè, sinceramente parlando, mi lascia un po' perplesso. Quindi, non stiamo parlando di una cifra, dicevo, però questo ha fatto un investimento che è una cifra enorme. Questo vale 40 milioni, non lo possono pagare. La cifra, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, è abbordabile. Poi, noi abbiamo provato anche a andare incontro allo Tito. Abbiamo detto: sai ragazzi, c'è stata questa situazione mediante la quale voi non potete pagare a prezzo pieno, non c'è problema, facciamo un po' di sconto, un pochino, giusto per non andare a fare proprio guerre, no? Dice: vabbè, facciamo uno sconticino, senza litigare. Che ne so, da 10 te lo faccio pagare 9, facciamo un piccolo sconticino. Questo lo vuole a metà prezzo, ma tesoro mio,
Ma metà prezzo vuol dire che lo puoi pagare 5-6 milioni. Non credo che Pellegrini valga 5-6 milioni. Cioè, almeno 10 milioni, ma forse anche qualche milioncino di più vale. Con tutto il rispetto per la Lazio, ci mancherebbe, però mi sembra veramente una cavolata questa qui, eh. Cioè, mi sembra davvero una presa di posizione veramente poco, poco elegante pure. Cioè, noi abbiamo un contratto, cioè una firma che avrebbe garantito a questa squadra un pagamento basato su questo, ma perché dobbiamo sempre e comunque andare a chiedere gli sconti? Ma io non ricordo che noi quando, per dire, andiamo a prendere un giocatore, a noi ci fanno lo sconto. Io mi ricordo che noi paghiamo tutti pieni praticamente. Siamo noi, siamo tutti, noi paghiamo tutti, paghiamo tutti pieni praticamente, tutto a prezzo pieno. E quando noi dobbiamo vendere qualcuno, arriva la gente e ci chiede lo sconto. Cioè, mi sembra un po', sai, esagerato, no? Quindi, fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate. Nel senso, datemi un'opinione, fatemi sapere un po' voi nei commenti qual è la vostra idea, insomma, qual è il vostro modo di fare le cose, perché poi ci sono tante cose da dire. Che sinceramente parlando mi lasciano esterrefatto, perché dico, ma perché cavolo dobbiamo fare tutta sta cacciara? Perché fare tutto questo casino? Cioè, non c'è letteralmente senso, no? Non c'è letteralmente senso. Una persona come si deve paga il giocatore. E anche perché se proprio, voglio dire, questo investimento è così enorme, che poi non è, perché, raga, non c'hanno 10 milioni per pagare Pellegrini, ma sinceramente parlando, mi sembra un po' un'esagerazione. Un minuto, ci vuole per andare a raccogliere i soldi. Nel senso, questo ci vuole un minuto per andare a raccogliere i soldi di Pellegrini. Se la Lazio non vuole, la Lazio prende e lo cede. Cioè, la Lazio lo prende e lo cede se proprio non vuole pagarlo. Lo prende e lo lascia a qualcun altro, perché tanto l'acquirente, perché Rubini se trova. Ah, cavolo, l'acquirente per Cherubini? Perché Rubini, ciao, per Pellegrini. L'acquirente per Pellegrini si trova tranquillamente. Non è che c'è bisogno di dire no, perché comunque non troverete mai nessuno. Dove? Cioè, perché se non c'è una squadra che può pagare 10 milioni Pellegrini? Cioè, capisci che è una cavolata? Quindi fatemi sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensate, perché devo dirvi, voglio capire un pochino quali sono le vostre situazioni, le vostre idee. Voglio conoscere un pochino le vostre situazioni. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti le vostre idee. Fatemi sapere, va bene?